Ciao brava gente, questo sarà il primo video un pochettino più lungo che faccio. Prossimamente magari ci metto anche la faccia, quindi mi filmerò proprio così mi vedete. Però per adesso facciamo ancora le cose gradualmente, quindi è un canale uscente, mi trovo meglio così. Allora, qua si parla di un drone che ho disegnato e stampato in casa con la stampante 3D, un Ender 3, perché forse è un pochettino dell'ambiente. E niente, questi filmati di volo che vedrete tra un po' risalgono all'estate 2019. Stavo frequentando un corso molto improntato sul CAD/CAM, c'era un esame finale da fare portando una tesi, e a me è sembrato divertente procurarmi parte di questa tesi facendo qualcosa che mi piaceva. Quindi mi sono disegnato un telaio per un drone, ho preso i componenti da un Wizard X220S, li ho smontati, poi comunque neanche tutti i componenti originali, perché nel frattempo avevo già distrutto un po' di roba e quindi avevo già cambiato un po' di cose. Comunque sia, ho preso tutta la componentistica da un telaio in fibra di carbonio e l'ho montata sul mio telaio. Avevo chiaro fin da subito che un telaio in plastica non performa come la fibra di carbonio, quindi è sicuro che se batti spacchi. E allora ho pensato a un sistema di cedimenti programmati che ho argomentato durante la tesi. Se a qualcuno interessa posso anche fare un video al riguardo. Comunque sia, qua volevo solo mostrarvi il mio primo drone disegnato in casa. Adesso ne ho un secondo in cantiere, speriamo sia un po' meglio, insomma. Ho tenuto conto di quello che è successo con questo, ecco. Spero che questo video sia di gradimento. Ciao, Nè.